Sei pronto a regalare ai tuoi clienti innovazione e semplicità? Fidelizza i tuoi contatti e acquisiscine di nuovi. A Cava dei Tirreni c'è SCF Group. Sarà chiusa fino a sabato prossimo per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti il plesso scolastico di via Alessandro della Corte in località Pianesi. Infatti, all'interno dell'istituto del secondo circolo, che ospita le classi della scuola dell'infanzia e della primaria, è stata accertata la presenza di topi. Tale situazione ha portato il primo cittadino Vincenzo Servalli a firmare un'ordinanza di chiusura del plesso. Già ieri mattina il sindaco, insieme al responsabile dell'ufficio igienico urbana dell'ASL Giovanni Baldi, si era recato nei locali della scuola per effettuare un sopralluogo, poiché nei giorni scorsi erano stati rinvenuti escrementi di topi in alcuni ambienti, specie nell'ala che ospita gli alunni dell'infanzia. Dopo aver disposto l'interdizione di alcuni locali e messo in atto alcuni interventi di sanificazione con l'apposizione di diverse trappole, non era stata ritenuta necessaria la chiusura della struttura. Stamane invece i genitori, che pure avevano deciso di mandare i loro figli a scuola, hanno trovato una brutta sorpresa, con un topo ancora vivo nella tagliola ed escrementi di ratti in varie zone. Preoccupati per la salute dei loro bambini, i genitori hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Stamattina siamo entrati io e alcuni genitori e abbiamo trovato un topo morto. Diciamo morto tra virgolette, perché era ancora vivo, semivivo. Qua per me la scuola bisogna chiuderla e fare una buona deratizzazione e sanificazione sia dentro che fuori. Non bisogna farlo solo fuori, perché non serve a niente. Dove andiamo a vedere? Ieri è venuto anche sia Servalli e sia Baldi, dove hanno detto che non hanno trovato niente. La situazione era sotto controllo, dove hanno trovato solo tre topolini morti. Io a questo punto qua mio figlio non lo porto più a scuola finché non avrò qualche cosa da parte dell'amministrazione comunale. E anche, non solo io, ma anche gli altri genitori. La maggior parte. Perché noi abbiamo anche la biblioteca dove hanno trovato questi tre topi morti. E poi ci sta la parte di dietro che sta ancora fatta di topi e tutto, quindi non va bene. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto la segnalazione dei genitori, e la consigliera comunale di minoranza Clelia Ferrara. È una situazione veramente devastante, una situazione che non si dovrebbe e non si deve verificare, soprattutto quando parliamo di bambine, veramente un'amministrazione scadente. Io più volte ho detto che Cava non è sicura, ma perché anche questa è sicurezza, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la scuola andava chiusa perché bisognava fare una pulizia di rattizzazione più approfondita, ma non ci hanno dato ascolto. Mi batterò insieme ai genitori affinché questa situazione che si è verificata alla scuola dei Pianesi, ma che non si deve verificare in nessun'altra scuola, perché è veramente una situazione degradante. Viviamo in uno stato veramente di degrado totale. Presente anche il dirigente dell'ufficio igiene dell'ASL Giovanni Baldi, il quale successivamente ha consegnato il verbale dell'ispezione di stamane nelle mani del sindaco, che ha poi disposto la chiusura della scuola.